Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. È da tanto che non ne preparavo uno e ne vedrete molti di più in questo periodo perché sto cercando di seguire una dieta equilibrata e un po' meno calorica, quindi iniziamo subito. Allora, oggi voglio farvi vedere come preparare per colazione questa buonissima torta fatta solamente di albumi. È un'ottima ricetta, soprattutto per consumare quegli albumi che ci avanzano, ed è sofficissima. Io la chiamo la nuvola nera perché è davvero morbidissima. Allora, prima di tutto dovete montare gli albumi insieme allo zucchero per almeno 5-6 minuti, fin quando diventeranno belli, spumosi e densi. A questo punto possiamo aggiungere le farine. In questo caso io utilizzo una farina normale 00, ma potete utilizzare anche una farina senza glutine, insieme al cacao. Ci mettiamo anche una bustina di lievito, l'olio e l'acqua. Tutte le dosi ve le lascio qui, oppure le trovate scritte giù nell'info box, praticamente sotto il titolo, ragazze, mi raccomando. Allora, a questo punto mescolate leggermente con le fruste e poi andate a mescolare dal basso verso l'alto con una spatola per non smontare l'albume. In questo modo la torta verrà bella alta. Inforniamo e in 30 minuti è pronta la nostra torta al cacao e albumi, sofficissima. È perfetta per la colazione e si conserva per parecchi giorni, rimane morbidissima. A questo punto cospargo con un po' di zucchero a velo una volta che diventa fredda, e questa farà parte appunto della mia colazione. La mattina non bevo più il caffè, ma prendo una tazza di tè insieme appunto a un pezzettino di torta fatta in casa. Per pranzo invece ho preparato un risotto con zucca e borlotti. Allora, ho messo un pezzettino di burro nella pentola insieme a un po' di cipolla. Potete anche mettere l'olio invece del burro, se preferite. Faccio tostare un pochettino il riso, poi lo vado a sfumare con il vino bianco e aggiungo anche i borlotti, che sono già cotti, quindi vanno benissimo quelli precotti. E aggiungo anche la zucca. A questo punto ricopro tutto con del brodo vegetale e faccio cuocere fin quando il riso avrà assorbito tutto il liquido e si sarà appunto cotto. Potete aggiustare di sale, di pepe e di spezie varie, quelle che preferite. Snack, siccome non amo mangiare lo yogurt, diciamo così, semplice, ho preparato questa ciotola di yogurt greco ricoperto di cioccolato fondente. È un modo per mangiare lo yogurt davvero molto goloso e potete sbizzarrirvi. Allora, basta prendere un vasetto di yogurt greco, metterci un cucchiaino di miele oppure altro dolcificante, per esempio sciroppo d'agave, per esempio, va bene anche. Mettete lo yogurt e il miele all'interno di una ciotola. Lo lasciate raffreddare, meglio ancora se lo mettete un attimo nel freezer. Sciogliete un cubetto di cioccolato fondente e ricoprite tutta la superficie. Per esempio, potete mettere anche un po' di granella di nocciole, di mandorle oppure del riso soffiato. Insomma, potete davvero sbizzarrirvi in base ai vostri gusti e in base a quello che ci volete mettere sopra per renderlo ancora più goloso. Questo va un attimino in freezer fin quando si solidifica la cioccolata, poi basta rompere e mangiare appunto il vostro yogurt. Per cena ho preparato questo piatto misto fatto con degli straccetti di vitello, patate lesse e tanti finocchi. La prima cosa che faccio è cuocere le patate. Allora, questo oggi le cuocerò all'interno di un po' di acqua nel pentolino, ma in realtà io di solito utilizzo il microonde perché mi aiuta a prepararle prima. Quindi, se avete il microonde, mettetele nel microonde con una tazza di acqua e vedrete che si fanno in un secondo.
Allora, mentre le patate si cuociono nella pentola, vado a tagliare anche i finocchi che andrò a lavare bene e nel frattempo che le patate si cuociono vado a cuocere anche il vitello che ho tagliato a straccetti. Sono circa 2 fettine che però dividerò tra me e il mio compagno. Come potete vedere, il mio piatto è suddiviso in questo modo. Metterò un 25% di carne, un 25% di patate e tutto il resto del piatto invece saranno finocchi, quindi verdure. È un metodo che vi aiuta a mangiare molte più verdure. Questo si chiama piatto unico, trovate tantissime ricette. A questo punto metto un po' di limone sul vitello e ho messo le patate con il rosmarino, un po' di sale, un po' di olio e questa è stata la mia cena. Allora ragazzi e ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi abbia dato qualche idea. Aspetto i vostri commenti, vi mando un bacio e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!